L'assessore Donini era venuto in commissione a spiegarci che la Tibre non era più una priorità, la Tibre è autostradale e invece si sarebbe sostenuta la Tibre ferroviaria. Fra l'altro, noi in quella sede applaudimmo, diciamo, a questa scelta di sostenere il ferro piuttosto che le strade. Ovviamente rendiamoci conto che questo sostenere il ferro piuttosto che le strade in realtà, anche se è venuto pubblicizzato in questo modo, non è proprio la realtà, perché diciamo se si va a guardare le percentuali, ovviamente calando la percentuale degli investimenti in autostrade e sale la percentuale degli investimenti su ferro, ovviamente se andiamo a guardare i numeri assoluti, gli investimenti su ferro rimangono esattamente quelli che erano previsti precedentemente, quindi non è che abbiamo aumentato gli investimenti su ferro. Riguardo alla Tibre, la nostra posizione è chiara, siamo contro alla realizzazione della parte autostradale e siamo a favore della realizzazione su ferro. Per questo chiediamo un impegno forte per confermare lo stralcio dei progetti relativi al secondo lotto. Invece sappiamo che ieri la Giunta si è riunita e, contrariamente a quello che ci aveva detto l'assessore Donini in commissione, non viene stralciato, ma diventa di seconda priorità. Quindi allora qualcuno ci crede ancora. Mi sembra un po', che stiamo ripercorrendo il dibattito sull'acqua pubblica. Siamo a favore dell'acqua pubblica, ma anche, qui c'era un famoso esponente del PD, siamo a favore di potenziare il ferro, ma anche, quindi ci troviamo un po' in questo atteggiamento cerchiobottista in cui cerchiamo di farci entrare tutto. No, noi lo diciamo chiaramente, noi vogliamo il finanziamento della parte su ferro perché quel progetto è antico, quel progetto non risponde più alle esigenze di oggi. Chiediamo anche, quindi, di valutare se è possibile a questo punto, ovviamente bloccando il secondo lotto, se è possibile a questo punto anche valutare o verificare se sussistono le condizioni per evitare di realizzare il primo lotto. Perché il primo lotto, così com'è, se, come speriamo noi, non verrà mai realizzato tutto il resto, non ha senso che venga realizzato. Chiediamo il potenziamento, come dicevo, dei collegamenti ferroviari fra l'area Ligure, Tirrenica e il Brennero, perché questo è il futuro dei collegamenti, soprattutto anche dei collegamenti via merci. Sappiamo anche che anche dal porto di Ravenna, recentemente, a fine anno dell'anno scorso, è stata fatta una convenzione con Barilla dove sbarca al porto di Ravenna il grano via ferro viene trasportato a Parma. Se voi pensate il potenziamento anche dell'altro asse, che cosa potrebbe spostare in termini di merci. Sicuramente attorno a Parma mancano delle infrastrutture e mancano dei collegamenti fatti bene, per esempio con la Medio Padana, e quindi chiediamo anche un sostegno a questi collegamenti dal centro di Parma verso la Medio Padana, e chiediamo anche di rafforzare i collegamenti fra filiera aeroporto e stazione. Chiediamo che tutto questo venga inserito nel PRIT, che è lì, che è in discussione, speriamo che alla fine arrivi ad una discussione seria. Oggi l'assessore non c'è, visto che ha cambiato quello che c'era venuto a presentare in commissione, chiediamo che venga a ripresentare la nuova situazione, perlomeno, perché quella presentazione in commissione a questo punto non esiste più. E la nostra posizione sulla Tibre, sia a livello locale che a livello regionale, è sempre quella. La Tibre autostradale non serve ed è inutile. Qualcuno dice crea posti di lavoro, anche scavare delle buche e poi riempirle crea posti di lavoro, ma sono soldi buttati via. Quindi i soldi vanno investiti dove servono e vanno investiti sul potenziamento del ferroviario, senza nessun ripensamento, come invece oggi sento dire, e spero che l'assessore Donini tornerà in commissione di nuovo a spiegarlo. La Tibre la finanzia l'autocisa, la Tibre la finanzia l'autocisa anche con gli aumenti a carico degli utenti che passano in autostrada. Quindi la Tibre la vuole Maroni.
Ma la Tibera vuole Maroni, vediamo. A noi non sembra così chiaro. Una dichiarazione fatta ieri sul giornale, tanto per rilanciare le posizioni di Ranieri, non ci sembra che sia una posizione definita e definitiva. Tanto che forse Maroni deve ripensare anche alla Brebemi, no? Quella dove ci si va a giocare a calcetto. Non vorrei che anche sulla Tibre, sulla nostra Tibre autostradale, poi ci troviamo tutti insieme a giocare a calcetto. Quindi ribadiamo che bisogna puntare sulla ferrovia, sul potenziamento della ferrovia. Prendiamo ancora come atto positivo il discorso che questa giunta vuole puntare prioritariamente a quello. Non ci piace che si tenga lì le mani ancora semilegate per dire ma no, adesso vediamo, ci pensiamo. Perché a quel punto andiamo avanti. Fra l'altro anche qui l'Europa, secondo me, prima o poi, come diceva Foti, questo progetto è vecchio di 40 anni, di 20 anni, e alcune procedure di VIA e di VINCA sono più vecchie di 10 anni. Quindi probabilmente rischiamo anche di andare in infrazione su alcuni aspetti delle valutazioni di impatto ambientale, che vanno rinnovate almeno ogni 5 anni. Quindi voteremo convintamente no a quella risoluzione e votiamo favorevolmente ovviamente alla nostra, chiedendo anche che questi finanziamenti sul tratto ferroviario non sia una voce ma ci siano dei chiarimenti, perché anche qui ci sono più ipotesi sui tracciati, quindi anche qui sui territori chiediamo che vengano convocate le conferenze dei servizi per valutare quali sono i tracciati migliori e fare vedere che i soldi ci sono e in fretta, perché non vogliamo sicuramente aspettare 40 anni perché questi raddoppi e questi potenziamenti vengano fatti. Grazie.